Amatissimo cantautore italiano, ha partecipato più volte con personale successo al Festival di Sanremo, al Festival di Castrocaro, a Un disco per l'estate e al Festival Bar. Tanti i trionfi discografici, Se adesso te ne vai, Anime, Con il cuore, Come sei bella, solo per citare alcune delle più belle canzoni di Massimo Di Cataldo. Ciao Massimo, grazie per arrivato. Massimo Di Cataldo da Avezzano al Festival. Buonasera. Grazie. Massimo, non ti posso rivelare il nome perché insomma io i concorrenti li nomino soltanto durante la gara, ma oggi un concorrente, lo posso dire chi è. Mi ha detto, senti Luca, io ho cantato ieri, dico soltanto questo, io sono un fan, non lo possiamo dire, sfegatato di Massimo Di Cataldo. Me lo fai conoscere? Io dico, stavo per rispondere, dico, guarda, non è che ce l'ho sequestrato in camerino, ti lavo la macchina tutto l'anno. Spero che gliel'avete fatto conoscere, che la macchina è un po' sporchina e impolverata. Anche la mia, se da oggi che abbiamo fatto il viaggio da Roma, insomma, qualche moschino sul parabrezza. Guarda, le laverai entrambe, non grazie, ti preoccupare. Grazie di cuore, non conosco il tuo nome, ma grazie soprattutto per avermi, insomma. È già lì con la spugnetta che le lava. Massimo, benvenuto ad Avezzano, al Festival, siamo felicissimi di averti con noi. Prima si è parlato di Castrocaro con lo storico patron di Rovitola e tu nel 93 fosti un finalista di questo festival, poi man mano Sanremo Giovani, Sanremo tra i big più volte con personale successo, tu però non ti sei mai neanche risparmiato nel sociale, sei stato testimonial di numerosi eventi pro Unicef, per Greenpeace e anche in favore di altre associazioni benefiche nate in difesa dei diritti umani. Che tipo di esperienze sono state queste, Massimo, prima ancora di quelle canore delle quali parleremo subito? Ma sai, io credo che chi in qualche modo riesce a realizzare il proprio sogno nella vita è già una persona fortunata. Certo, voglio. Quindi sono riuscito a fare, se vuoi, quello che mi piaceva, quello che desideravo. E per questo credo che cercare di essere vicino a chi magari ha un po' meno fortuna è tutto sommato anche un doveroso, dovere. No? Certo, doveroso. Qualcosa che a me comunque mi dà qualcosa in cambio. Assolutamente, è arricchente il dare, esatto. Nel dare si diventa davvero più ricco, è vero, assolutamente, ce l'ha raccontato prima quel signore, no? Che appunto abbiamo celebrato. Massimo, torniamo a parlare di musica, il 1996 fu un anno particolarmente fortunato per te con Se adesso te ne vai partecipi a Sanremo, ma è anche l'anno del tuo secondo straordinario album Anime, che contiene il brano Con il cuore, che ti valse la vittoria di Un disco per l'estate. Sì. L'album conseguì il triplo disco di platino, vendendo circa 350.000 copie, fu pubblicato anche in lingua spagnola e fu ristampato in Italia e nel mondo. Successo internazionale dunque. Guarda, sì. Soltanto a ricordarlo, a ricordare questa canzone, mi è venuta quasi voglia di ascoltarla. Così, soltanto a ricordare Anime. Tu che dici, sei d'accordo? Ma sai, visto che c'è questa straordinaria orchestra, ma stasera, sì, io credo che sia un brano adatto proprio da cantare con un'orchestrazione molto bella e quindi la facciamo? Molto volentieri. Allora, bene, diretto da Tiziana Buttari, accompagnato dalla nostra grande orchestra, Anime, canta Massimo Di Cataldo. Grazie. Grazie. Scambio naturale.
Grazie. Grazie Massimo, grazie a te e grazie a questa splendida canzone, questo momento bellissimo che ci hai appunto voluto ricordare. Adesso, per conferirti il premio Civiltà dei Marsi, chiamo una persona che tu conosci, con la quale hai già lavorato, e il maestro Pinuccio Pirazzoli, grazie. Ah, che piacere! E che sorpresa, il maestro Corrado Lambona. Vieni, vieni Corrado, vieni qua. Vieni a premiare Massimo Di Cataldo, vieni. Grazie davvero. Stasera tanti amici qua. Hai visto, eh? Ciao. Ecco qua, Pirazzoli è qui. Vieni, lui ha presentato una canzone quest'anno a Sanremo. Sì. Bellissima. Ma? Non è riuscito a passare tra le file, però la canzone sua era molto bella. Grazie. E quest'anno ti faccio allora una, voglio dire, sarà una sorpresa, ma la faccio uscire come singolo. Questa, e infatti l'ho detto, infatti me l'ha detto Pinuccio, mi ha detto guarda questa comunque usala e quindi io per me sarà un successo, l'ho scelta. Possiamo dire almeno come si intitola, certo, questa canzone? Si intitola Prendimi l'anima, esce a maggio come singolo, quindi un po' come hai fatto tu con tutti quanti noi fans, ci hai preso l'anima. Grazie. In bocca al lupo Massimo. Grazie. Allora sì, prego. No, voglio dire, per me è una scelta anche guidata dal fatto che Pinuccio ha espresso qualcosa di favorevole nei confronti di questo brano. Gli è piaciuta. Chiaramente non sempre è facile entrare a Sanremo, però comunque ci sono tanti artisti, è un festival. Beh, dove anno dopo anno è il festival palco, sicuramente. Appunto. Quindi però già tanto, insomma, voglio dire, avere dei pareri favorevoli, no? Da chi comunque di musica ne fa e ne ascolta da tanto tempo. Vorrei vedere, insomma, certo, grazie. Grazie. Chiara, il premio Civiltà dei Marsi nelle mani del maestro Corrado Lambona e del maestro Pinuccio Pirazzoli per insignire Massimo Di Cataldo. Benissimo, Massimo, in bocca al lupo non soltanto per Prendimi l'anima, per tutta la tua carriera luminosissima che avrai per i prossimi 150 anni. Viva il lupo! Opla, crepi il lupo, viva il lupo, è vero. Pinuccio, grazie ancora di cuore. Grazie a tutti. Viva il maestro Pirazzoli!